Ciao a tutti, buona domenica, come state? Beh, mi siete mancati un sacco, come sapete, molti di voi sanno, per 10 giorni sono stata praticamente assente da tutti i social, non che la cosa sia un male, nel senso che non ne sono una dipendente, ma se è una scelta non esserci è un conto, se invece non puoi esserci perché qualcuno ti hackera i profili è un altro paio di maniche, quindi questo è quello che ho subito. Ho impiegato oltre 10 giorni a recuperare gli account Facebook, Instagram, ho avuto anche una violazione di Yahoo. Per fortuna adesso è tutto risolto dopo una serie di interventi. Io penso che il tema della sicurezza, di come proteggerci da questo fenomeno che ormai è una piaga sociale, sia fondamentale. Ho pensato di fare una diretta con chi mi ha aiutato a risolvere, quindi probabilmente già domani farò una diretta con Manuel di Girolamo, di cui vedete qui il tag, perché secondo me è giusto che si sappia qualcosa in più, perché noi utilizziamo i social con troppa superficialità molte volte, senza attivare quelle protezioni che appunto ci eviterebbero di essere vittime di un attacco hacker, vittime di richieste di riscatto, di soldi, così come è capitato a me. Ho fatto anche la denuncia alla polizia postale, ma insomma non sempre questo può bastare. Quindi parleremo di questo perché quello che è capitato a me capita tutti i giorni a tantissime altre persone e quindi ecco, se la mia esperienza può servire a qualcun altro, questo mi fa piacere. Sono stati 10 giorni brutti, nel frattempo stavo lavorando e insomma io non lo auguro a nessuno. Si risolve, ma se si evita forse è meglio. Quindi ci vediamo con questa diretta domani. Crederci, non voglio crederci, ragazzi. Dopo 3 mesi di stop, profilo official di nuovo online, ragazzi. Di nuovo online. Vi giuro, ragazzi, abbiamo fatto l'altro profilo, non ci ho più creduto. Ho detto, vabbè, ormai facciamo l'altro, andiamo avanti con l'altro. Però Manuel, il ragazzo che mi ha seguito per tutti questi 3 mesi, un grazie di cuore a Manuel. Domani vi spiego tutto su come abbiamo fatto a recuperare il profilo. Ogni giorno mandavamo 1.000 richieste a Facebook, mandavamo a Instagram 1.000 richieste, ogni giorno mail, ogni giorno messaggio, ogni giorno tutto. E alla fine, dopo 3 mesi, perché ci volevamo credere, Manuel ci ha creduto fino alla fine, è stato il numero uno. Siamo riusciti ad avere il profilo. Sono contentissimo. Da domani vi spiego tutto e ripartiamo a manetta.